forse che è ciò che rende Brescia la città più bella della Lombardia, in effetti, sia gestito in modo naturalisticamente, scientificamente accettabile, coinvolgendo il Museo di Storia Naturale in un progetto per creare anche delle riserve naturali. Chiediamo che quando si fanno gare ciclistiche non si facciano scavi, non si rovini il territorio, ma si facciano delle gare ciclistiche rispettose dell'ambiente. E chiediamo anche che se si disbosca una parte della Maddalena non si faccia con criteri scientificamente accettabili e non si crei un ambiente dove la biodiversità invece di aumentare in effetti poi alla fine diminuisce. Ci sono degli esempi visibili di questa cosa? Ecco, purtroppo è stato disboscato un territorio con un intento giusto, cioè eliminare una pianta infestante e aumentare la biodiversità. Ma da un punto di vista tecnico il risultato è stato spesso quello di aumentare il numero di rovini invece di diminuirle, perché si è creato un luogo dove c'è molto sole e i semi della rovigna crescono dove c'è molto sole. I semi della rovigna crescono invece male dove c'è tanta ombra. Quindi forse sarebbe stato meglio coinvolgere anche personale scientifico che poteva dare dei suggerimenti migliori. E il Museo di Brescia, il Museo di Storia Naturale di Brescia, ha tutte le competenze necessarie per seguire questa attività.